esce male. Noi avemmo rabbato a tutto, sicurimmo che le cose sono buone, che andassero alla perfezione. Donnina facete un piacere, ma che vero marito, ma che non può trigare. Le recite che sto in coppa e mi so aiuto a preparare quasi niente. Come si fa su un cavallo? Che re, Donnina, voi brusugnate sempre, ma con me non ci ha parato niente. Eh già, quello era il raggio che mi fa parlare. Ma questa volta mi facemmo rimanere puttante naso. Ve lo dice Menechella e sapete che quando dico una cosa, che l'è? Oggi Rocca Pulita si parrà a noi. E voi avete voglia di crepare, brusunia, che non ho cacciato niente. Ah, non lo potevo più. Ah, sì, la bestia! La bestia! Come papà? E poi c'è quest'altro che per la sua robustezza, no?
penso che mi dà il buon viaggio. Ah, già, non ce l'aveva parlato. Allora, ma vi spieghi, il ministro quando viene troverà quello della nuova stella dalla faccia di rimpetto alla stazione dell'Arco Trionfale. E vabbè. E poi l'altro, delle mura feconde dalla parte opposta, lo leggerà quando andrà via. Non ho capito. Ma vi spiego praticamente. Questo è l'Arco Trionfale. Qui mettiamo quella tua nuova stella, il ministro viene e la vede. E qua quella della cura feconda, se c'è niente lo leggerà quando andrà. Adesso quando bravo, veramente non c'è nulla. Ah, splendida addirittura! Ah, quanto schiaffo, vabbè. Già, per contentare la vostra signoria ci vorrebbe altra roba. Basta fare la bombigliare, i due salti sono da voi, con permesso? Ah, paura a me!
letto a Bascio Castiglio di Storchi e mi ricordo sempre che... Ma senta sì, ne fuorisci con questo libro nel ricordo! Piuttosto, ma io non mi appoggio, che bestia ti fa attaccare la carrozza al ministro! E che tu non giù che sei una bella bestia! Quando maniera, come potevo fare? Mi è venuta una bella idea! Sentiamo! E dillo subito! Ecco qua, la mia bella sarebbe alla stazione con la carrozza da sciacquare di uno davanti. Appena arriva Sua Eccellenza, noi tutti facciamo la dimostrazione. Appena Sua Eccellenza sarà salito un carrozzo, mentre la popolazione scriverà per la contentezza la bandentuna della mancia, mentre schieraranno le bandette, le campane della parrocchia suoneranno a festa, noi approfittiamo della confusione di un fracasso e facciamo partire una voce avvisa fuori. Staccami il cavallo! E noi Lucano, il cavallo, il cavallo! Allora, un certo numero di giubilotti ci vede, che saranno nel nostro, e ci ronda domani. Lu, sta camminando con la palla sotto la carrozza. Loro, filaranno sotto la stampa e porteranno Sua Eccellenza con noi se trombando e che non ci sappiamo. Che bella idea! Ma fare proprio strano che non è brutto a me! Sì, non so che dici. È per congegnare, ma se non avessi riuscito... E perché non avessi riuscito? Prima di tutto, ci manca il tempo per metterlo in piedi. E poi dove prendiamo giovani ponti e robuste di buona volontà? Non si preoccupi, signor cavaliere, di questo me ne incarico io. Eppure! Giustizia a sto paese, mancano un uomo forte e robusto. C'è sta Ciccio De Rosa, c'è Caniello, c'è Pablo, Zavariello. Ma dunque c'è? Ma chi sono questi signori? Sono tutti assessori del comune. Benissimo. Intanto mi vado a chiudere una bottega e mi vado a congiare un poco. Ora ci fa capire a lui che sono stati che la gente è data. Chissà che ci frutti qualcosa. Il mio sindaco va a dare un'occhiatina e mi va a dire. Il lancio, ma c'è la grande nella qualità di direttore delle feste, il servizio comunale è compagno. Non mi preoccupare, che per me faccio con loro. Al tuo posto. Agli ordini. Tutto va a gonfie vele, sarà un ricevimento degno dell'onore della persona che c'è l'onore della vita. Guarda, benissimo, va buona così. Non vado giù qua, ci accompagno che le piace cavallo. E poi, ricordate per l'una giorno. Stanno preparando coppa seggio, cappuccino. Tieni, ma non è, ma vengono noi a me la stazione. Tu vieni da privare, che appena arrivi Sua Eccellenza, non ti fa venire tra me. Tadino! Va bene, Feli, però porto d'ombrello. Avevo tempo un po' contro un piano. Ma avessi voglia di uno sguazzone. Erano il cara! Ma non è proprio non so che cosa. Un cavallo, una caduta, questo è vero. Purtroppo sì, ma però abbiamo rimediato. Se vuoi mandare, non manca più di mezz'ora all'arrivo del treno. No, scusi, 25 minuti. Io vado col medio aereo di Roma. Il cuore è... Oh, sì, è da San Bruno.
cosa dire. Sta gente ha portato la barca. Si può dire che mai fa giorno. Sono a fine e già stanno tutti alla chiesa alla piazza. Povere Sua Eccellenza. Povera gente, quando almeno perché è arrivato un ministro. Giuliè, siete voi signor Marcosumo? Le signorine si sono alzate. Sicuro. Per strillo che è già stava c'è una mattina di 5. Sarà pure seccate adesso. Altro che seccate. A ieri sera, Sua Eccellenza, ricette che restano, se la spiegai subito subito. Ma stamattina sia signora ne ricevono tutto il paese. E l'aveva promesso di andare a fare una passeggiata per i dintorni. E saranno quasi pronti. Ah, sto venendo che lo curioso la segretaria. Sua Eccellenza si alzava. Ma signore, signor Marchesino, la riverisco. Cavaliere, Giulia, vieni accanto. Ma di no, Sua Eccellenza, dì che la giovana aveva fatto il genere. Ma dite che non vuoi essere disturbata. Ah, Giulia, tu una osservazione. Bella amica. Tutte le nane e queste cameriere, non si può dare pure un volento. Dio, la libertà, non è solo a chi se la merda. Dunque, ricca gente, il tempo passato. Mezzo sì e mezzo no. E con queste destre vite. Se fosse americano, ma che sì. Ma sì. Sono due persone che sperano di realizzare il sogno. Però non posso dire. Ora sì che io sto cercando.
capito? Sicuro, Sua Eccellenza, mio marito, mi ha detto che tra voi due esiste una lontana parentela. Lontano, lontano, tutt'altro. Mamma mia, era figlia di un frate, era solo era nonno. Lo padre e vostro marito, Sua Eccellenza. Come chiamano mo? Ma non è, non sta bene battere sul cornicione della ministressa. E che male non ci sta? E a questi che non ci si scusa se non è bello, non è russo. E qua, quando si tratta di fare questo, quando si tratta di fare dimostrazione, non ci sta nessuno che ha già fatto. E non possiamo fare a meno di essere riconoscenti. Riconoscenti? Forse nella mia, va a essere noi riconoscenti appunto. Ma da allora che già avete posto un bacio. Uffa, era un po' come facendo una commissione. Non sarà un gran paese che scusa. Ma gente, per tante loro. Ma come facete a passare un plan fin da sta scorsa? Le sa, Eccellenza, quel proverbio che dice. Povero quel volatile che nasce in cattivo posto. Ma c'è pazienza, sino a che l'origine loro si può combattere. Perché sono capitaliste e non hanno avuto tempo per il tutto paese. Ma tu, felice mio, non avarissa parla così. Ca, non ci manca niente. Tenimmo un bel cielo, bella aria, una bella vista. Un bocchierio di vino paesano che consola. Bella gente. Tenimmo la strada di pietra che passa a casa, porta la casa. Non fumo, trascio un balcone. Tenimmo la macchina, il telegrafo, le scuole infantili. Le scuole toniche. Sì, ecco, e lo stesso. Qui non più una casa piccola di quanto non ci sta lui. Stanno simbolo nemmeno a Napoli. Tieni la farmacia che le donne in Piazza Torriaca. Tieni tutto. Tieni l'igalina lombardo. Che non pagata non te ne adossa. Ma che è zitto! E lasciamo fanifeli. Tieni un campanacchio più buone tutta pulita. Visto vero che le casecce. Mo, ci mettono pure lo tramuasso. Ma non è, ma! E lasciatela parlare, povera donna. Capisco io pure, come con tutti questi vantaggi si può vivere bene anche qua tutto l'anno. E a così è. E con mo sono 25 anni che non mi smuovo a capo. Non mi sono fatta nemmeno una passiata qui in Napoli. L'inferno è passato quando marito Maietta a Roma. Ah, quindi è stata a Roma? Sì, fui a Roma, nella città dei Cesari. Volevo portare pure a me, ma io le ricetto no, caro Felice. Fatto culo, capo me la seccatura. E poi che la città c'ha da lanciare di sviluppo. Capisco che con una moglie Rosin che aveva vista conosciuto tutte le ministresse, le deputatesse e le sindachesse, ma io non so fatta per fare sti cose. E poi si partiva, chi la stava potendo? Ma lo viaggio che facette marito, ne parlai non vile foglie, e sa, ce la venette a sta casa vostra. E così che è bello, come sempre di tu stesso, che padre, che cora! Oh, caro Felice, compiamo! E voi donna, che volete che vi dica una cosa? Per voi gli anni non passano mai. Siete sempre bello e fresco come una rosa. Sì, Alenca è sempre fresco. Che dice, Eccellenza? Ma che Eccellenza d'Egitto? Vedete, vi sto parlando in dialetto. Perché non mi sono ascoltato come ho parlato. Sarina, come?
ambasciatore, un ministro. Ministro no, perché so tutto via. E poi del resto è una decisione sua. A me me ne importa solo che sia un uomo onesto, ma la ragione. In teoria sì, ma in pratica è una cosa diversa. Ecco qua, Mimì, vedrai, mia cara eccellenzotta, che accoglienza che ti faceranno tuo paese. Tutto te voglio favorire. Poi ti porto a casa e ti faccio assaggiare un bello bicchiere di rosole e limone, che a Roma non sapevo. Ma ragazzi, andiamo, addio. Oddio, un buffo di persone si stacca, può entrare nel palazzo.
mandati il vestito perché sei qui che lo è come lo vuoi, eccellenza. Eccellenza, che c'è? Una commissione di lavandare sta qua giù per aspettare. Vedi più che uffa, di lavandare. È sempre una dimostrazione di stima. Dici da che il film ne scende subito più volte. Lei intanto aspetti qui a sua eccellenza. Sì, signore. Guardarsi mai il numero 91 a poco. Chi è che mi disperate? Io non faccio Giulia. Secondo voi guardo partito disprezzato. Ma no, papà. Ma parito, il tuo compiere che non ci facevi l'amore a Roma. Grazie, io che paragono. Io sono un bel giovane ricco e per colpa della politica non muoio la voglia. Mannaggia a me la politica. Sante parole, io nel carcere, fattela un abbraccio. State proprio. Fattela un abbraccio. No, guarda, paragono, non vai a risturbare la politica.
Aveva care malato servitore, può diventare una femmina in stato pure io.
progetto di conciliazione bambini. Questo fatto è inespiegabile e costituirebbe gravissima imprudenza. La invito a spedire, se possibile, con loro, aggiungendo preghiera, tornare subito capitale. Ma che vuol dire pasticcio? Ma dove andato non questo corrispondente? Io non ho visto e parlato alcun con nessun corrispondente. E allora bisogna smentire il telegramma. È subito, telegrammi a Roma e aggiunga che non c'è né l'ombra di quello che ci sia. E né visto né parlato alcun con nessun corrispondente. Eccellente, sì. Tu non mi devi far star qui con le tue milioni. Ho paura di diventare matto, lasciami solo. Tengo una capo quanto è un pallone. Non capisco come dei giornalisti che riescono a fare degli articoli di sera piano. Gracias.
Francesca, Gaetano
Elena Maria. Lembo Giulia. Mammato. Angela. Giovanna. Amato. Gemma. Amato Arianna. Alessandro. Ferrara Mattia. Lontano Raffaele. Lendo Giovanni. Jose Stefano. Congratulazioni, mi fate. Fa parata, eh. Infatti. Un ringraziamento speciale a te da parte di noi genitori che trasmetti ai nostri figli l'arte del teatro, augurandoci che la tua preziosa collaborazione possa proseguire con serenità. Ti porgiamo i migliori auguri. La tua costanza e il tuo impegno sono stati premiati. Grazie. Grazie da tutti noi, Gemma, Licia, Cristiana, Giulia, Francesca, Elena, Angela, Arianna, Alessandro, Alessandra, Giovanni, Filomena, Giovanna, Raffaele, Andrea, Mattia, Stefano, Francesco. Grazie. Non ho parole. Grazie, grazie. Infatti io un ringraziamento. Allora, questo è un lavoro di gruppo, dietro c'è un bellissimo lavoro da parte del mio gruppo, Giulia, Ippolito, Angela, Giulia Mancino, Vincenzo Tecnico. Io devo fare un ringraziamento alle mamme, grazie mamme, Antonella, Lina, non faccio gaffe, tutte le mamme di questi meravigliosi ragazzi, grazie, grazie a voi. Ah, bravissimo! Grazie, grazie ancora di tutto. A un ministro. Allora, volevo ricordarvi, grazie ancora di tutto, volevo solo ricordarvi il nostro ultimo appuntamento, finiamo in allegria con una divertente tombolata, un Mariel sabato 7, vi aspetto qui. Grazie ancora di tutto.